tigre del far web che gioca a Minecraft. Con qual volume che c'è? 43 16. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in un nuovo episodio. Una mappa di Halloween, signori. Non faccio una mappa di Halloween dal 1921 circa, quando le streghe ancora non esistevano e c'ero solamente io a sguazzarmela. Ragazzi, questo video è in collaborazione con Game Hosting, perché con l'avvenire appunto di Halloween dal 30 al 2 ci sono degli sconti super mega enormi, giganteschi, del 25% su tutta la gamma Game Hosting, quindi server di Minecraft, TeamSpeak, eccetera eccetera, solamente cliccando sul link in descrizione. Se avete cose da chiedermi o altro, non esitate a scriverlo nei commenti o a scrivere direttamente a Game Hosting, oppure venirmi a trovare in live. Anche oggi sarò in live su Twitch, link in descrizione. Scrivetemi nei commenti: Luke, ho bisogno di questo, ho bisogno di quello, io vi risponderò in diretta in live. Ragazzi, questa mappa è creata dal mio staff di Minecraft, l'hanno creata in neanche 2 giorni con la fretta, e vediamo che ci hanno riservato. Quindi leggimi e clicca qui per iniziare. Andiamo a leggere. Tenere volume principale a più del 40%, tenere la luminosità a 0, togliere le nuvole. Tutto fatto, perfetto. Quindi possiamo andare. Apri. Sei bloccato in mezzo alle montagne, la tua macchina è rimasta incastrata sotto le macerie per colpa di una frana. È notte ed hai molto freddo, decidi quindi di cercare un riparo per la notte. Cioè, quindi questa sarebbe la macchina. Ah, è vero, la macchina, è la macchina. Sei distrutta la macchina, ok, ok, ok. Quindi sto ripercorrendo la mia storia, diciamo. Ok, ho freddo, dobbiamo cercare un riparo. Dobbiamo cercare un riparo. Oddio. Però la luminosità bassa la odio, perché su YouTube si vede molto 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 basso. Speriamo di no. Speriamo di no. Ragazzi, voglio nei commenti tanti like. Nei commenti voglio like. Tanti like. Condividete il video, mi raccomando, a più persone possibile. Scrivete nei commenti cosa ne pensate. E se volete altre custom map, magari anche create da voi, come una volta. Villa, casa del custode. Questa è una villa. C'è qualcosa di là. Ah, forse è questa. Però la situazione si fa intrigante. Che è sta roba? Questa è la casa del custode. Questa è la casa del custode. Casa del custode. Le porte si chiudono. Permesso. Leggimi. E dammi sto libro. Leggimi. 29 ottobre 1990, ore 16:08. Era un giorno freddo e cupo come tanti. Decisi, come di consueto, di andare a raccogliere la legna da ardere per accendere i cammini della villa. Ah, quindi il custode è uscito. Ma sono io il custode, non ho capito. Questa è una chiave. Chiave della villa. Questo è un frigorifero. Chiave della villa. E dov'è la villa? Ho visto qualcosa. Ho paura. Ho paura. Ho paura. Strada chiusa. Duh, che figata i bullocchi così. Che belli i ganci. Strada chiusa. Presumo sia di qua. Presumo sia di qua. Inserisci la chiave. Oddio. No, questo è un libro. E mo? E mo? Questo è un albero. Ma che sono sti cosi? No, che bello è! Non so se la mappa l'hanno fatta loro, credo la mappa forse l'hanno presa da qualche parte e poi ci hanno inserito la storia dentro. Brr, che freddo. Meglio trovare qualcosa per scaldarmi. Mi è venuto freddo veramente, mi è venuto. Mi è venuto freddo veramente. Un falò. Devo trovare qualcosa per accenderlo. C'è piano sopra.
Ma io ho fame. Camera degli ospiti. Ma io ho fame però. Posso entrare in camera degli ospiti? Madonna che spavento. Temporale. È una cesta finta. Che sta roba. Ok. Io però ho fame. Forse non l'hanno messo in conto che io potessi morire di fame, vero? Amici? Amici? Mi avete abbandonato, amici, non posso più correre. Lo so che di là c'è un corridoio, ma volevo dire all'entrata se c'era qualcosa per scaldarmi. Non ho visto il libro. Trova un modo per accendere il camino e riscaldarti. O c'è qualcosa in questa stanza? Oddio, raga, la situazione si fa intrigante. La situation si fa intrigante qua. Vorrei aspettare ad andare piano di sopra. Vorrei prima farmi tutto piano di sotto. Che ne pensate? Un po' come si fa con Resident Evil, sto cavolo di tuono. Ok. No. Io non so se sto facendo la strada giù. Cucina! Finalmente si mangia. Finalmente si mangia. Oh, l'accendino. Beh, in cucina l'accendino è giusto. Lavandino. Ma io vorrei mangiare, amico. Cioè, perché non mettete una scritta con brr che fame? Dovrei mangiare. 998. Potrebbe essere un codice? Però qua stanno cuocendo, ma non c'è nulla da cuocere, amico. Io ho fame, amico. Amico, potrei morire di fame, amico. O magari fatta apposta per non farmi correre. L'accendino è quasi distrutto. Forse potrei fare in tempo. Accendere il falò! Allora, accendiamo il falò. Forse era meglio guardare al piano di sopra anche prima, no? Mi è cambiata la... C'è la... Trova la chiave per aprire la porta segreta che ti condurrà alla salvezza. Oddio. Ma qua c'erano le stanze degli ospiti. No, raga, ma che... Non mi sono fatto il piano di sopra prima. Io ho paura. Non mi sono fatto il piano di sopra prima. Chissà che c'era il piano di sopra. La chiave, per favore. Ma voglio finire la mappa. Facciamo finta che è finita. Vengo in pace. Vengo in pace. Excalibur. Non c'è una paura. Ho l'aglio. Camera da letto. Oh, finalmente si mangia. Finalmente si mangia. Una mela, la vuoi una mela? Bastardi. Bastardi. Me la tengo la mela. Finalmente si mangia, posso correre. Che? Ma posso dormire, no? Ho l'aglio. Ma io ho solamente acceso il falò. E mo? Di qua non posso andare però. Ah, avevo solamente acceso il falò. Di qua non posso andare. Non posso andare. Camera da letto l'ho fatta. Raga, io già odio i labirinti. Pensa poi al buio. I labirinti al buio. Di qua si scende. Guarda, ho visto un qualcosa, ho visto. Mo' c'ho allucinazioni. Sala. Sì. Chi è? Bisogno?
Un po' di luce. Barrel. Raga, voglio la chiave. Voglio la chiave. Voglio la chiave. Ye cosa ye? Questa è una sala, ma non c'è niente in sala. Cucina. Viste che magici. Oddio, ma questa è la cucina di prima. No, è diversa. È diversa. Spavento. Ci sono i forni. Sono macchie di sangue quelle. Ma questa è una testa. Mi date la chiave, vi prego. No, vi prego, mi date la chiave? Un'altra mela. La buona mela. Allora, sala e cucina fatte. Camera da letto fatta. Da che parte ero andato? Cucina. Oh, l'ansia, vi giuro. Io già... Stanza delle torture. Madonna, che spavento. Ma ragazzi, siccome è un server, no? Perché mi hanno creato appunto sul server di Game Hosting. Se io trovo un jumpscare con i miei staffer dentro che mi fanno spaventare al... Io, oddio, ho dato un'idea. Potevano fare l'ultima stanza con tutti dentro nascosti e poi urlare. Ah! Questa è una persona vera. Ehi! Sei uno staffer? Oh, dammi l'armatura. Ok, dammi l'armatura. Oh, mi sono fatto l'armatura, raga. Chi è? Ok. Stanza delle torture fatta. Andiamo avanti. Aspetta, di cosa andiamo indietro però? O no? Di qua to... Che stanza è questa, mo? La buona mela? Jack o lantern? Ma anche questa è la lanterna. Io che faccio? Le lanterne? Posso fare luce? Una leva. Aspetta. Trovate qualcosa. Cioè, raga, scusatemi se parlo poco, ma che devo dire? Ci sono delle scale, ma voglio prima guardare dappertutto. Si sa mai, magari troviamo la chiave e ce ne usciamo di qua. Leggimi. Ma sono tornato all'inizio, sono tornato. Sono tornato all'inizio, ragazzi. Camera da letto. Aspetta, di qua siamo già andati, però. Aspetta un attimo. Oh, 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 un attimo. Di qua. Ah, forse è lo stesso corridoio, mi sa. Lo stesso corridoio. Sì. Ora dobbiamo trovare la cucina. Dormitorio. Cucina. Ok, c'era la cucina. Ma è un'altra cucina questa? No, è la cucina. Quindi di fronte c'era il dormitorio. Non l'ho visto. Dormitorio. Dimmi che c'è la chiave qua. Dimmi che c'è la chiave. Dimmi che c'è la chiave, ti prego. Che è? Oddio, mi sento russare. Non c'è la chiave neanche nei dormitori. Qua dietro c'è qualcosa. E dai, su, e basta.
Raga, io ho girato tutto. La cucina, dormitorio, sala. Io in sala ero già stato. Proviamo a rigirarlo, non si sa mai. Io in sala ero già stato. O c'è qualche stanza che non ho visto? Sala. Basta. Basta. Ok, qua si scende, vedete? Qua si scende. Quindi proviamo di qua. Camera da letto. È ok. Ah, di qua era tutto chiuso, me lo ricordo. Di qua era tutto chiuso. Ok, ragazzi. Allora, guardate un po'. Si è spaccato un pezzo di muro, quindi si può passare di qua. Bagno. Bagno è una stanza nuova. Ma che spavento. Il gabinetto. Vabbè, e questa è la doccia? Non credo che una chiave possa essere in bagno, giusto? Che cos'era? Ma allora non c'ho la ciucciucinazioni. Raga, era qualcuno. Sala. Questa è una nuova sala, però. Questa è la nuova sala, non è quella di prima. Che sto rumore? Ah, sono io. Madonna, raga, questa è la nuova. No, al corridoio c'ho paura, c'è lo scheletro. Magazzino. Mi perdo, magazzino. Mi hanno insegnato in un labirinto bisogna tenere sempre la sinistra. Sempre la sinistra. Che roba? Magazzino. Questo magazzino, la chiave in magazzino? Perché no? Perché no una chiave in magazzino? Magari è sceso e se l'è dimenticata, no? Dammi la chiave, ti prego. Ti prego, dammi la chiave. Ma ti prego, dammi la chiave. Ma ti prego. Mi sono perso. Manteniamo sempre la sinistra allora, come ho detto prima. Cantina. Ehi. Ma che cavolo è? Che roba è? Ma che mi stai narrando? Ma che roba è? Ma che roba è? Oddio, raga, non è una mappa con mille cose, però già solamente girarla è bellissima. Sala degli ospiti. La chiave in sala degli ospiti, perché no? Magari parlando con gli amici ha perso la chiave. Leggimi, finalmente. Finalmente. Questa stanza è inutile. Quindi iniziamo anche a perculare, eh? Manteniamo la sinistra. Ah, che è successo? Che succede? Madonna. Ho visto un passaggio, sbaglio lì. È un passaggio. Ma che cazzo Sama,
by Kaigos, by Bomb Rider, by Varkus, by Progamer Ita, by Cucciola Swag, by DJ Paki, by Yorikiri. C'è anche Zuccaro. Ciao Zuccaro. Cioè è finita così, la chiave è finita così. Ma non mi dire che ho fatto il giro al contrario, ho sbagliato qualcosa. Raga, mi sono cagato sotto. Cioè voi scherzate, ma io mi sono cagato sotto. Ma non è che magari devo trovare... Cioè sono morto alla fine. Beh, Halloween. Cioè alla fine sono morto? Ma alla fine sono morto. Oddio. Devo riprendermi. Raga, ma perché io vi giuro vorrei tornare indietro solo a vedere chi è che ha urlato, vi giuro, guarda, se si potesse tornare indietro. Adesso io vado nel gruppo Telegram dei moderatori, nel gruppo Telegram, ragazzi, vado nel gruppo Telegram e gli mando un bell'audio. Vaffan! Ragazzi, siamo giunti alla fine di questa mappa, spero non abbia combinato danni e non abbia sbagliato il giro, perché ho visto che di là ancora si poteva andare. Se volete la mappa, magari se riusciamo la metto anche in download da qualche parte, chiedetemelo in live su Twitch, link in descrizione. Vi ricordo che è Mosting con i super sconti. Un bacione in abbraccio, ragazzi. Se volete altre custom map anche create da voi, non esitate a chiedermi sia su Instagram che in live. Un bacione in abbraccio, ciao a tutti.